Nutrizione, obesità e diabete. Gli specialisti fanno il punto dalle evidenze alla realtà nel congresso a Villa Serena, Città Sant'Angelo, organizzato dalla sezione abruzzese dell'Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica. 800 milioni di persone nel mondo sono affette da obesità, tanto da portare gli esperti a definire la stessa obesità pandemia sociale, riferisce al TG Max il dottor Paolo Di Berardino, responsabile scientifico del convegno e presidente ADI Abruzzo. Certamente il trattamento dell'obesità è un trattamento che deve essere fatto da un'equipe multidisciplinare, in quanto ha una eziopatogenesi multipla, molteplice. Tanti fattori intervengono nella comparsa, nell'insorgenza dell'obesità, fattori biologici, fattori psicologici, fattori culturali e fattori sociali. Quindi il trattamento, la gestione deve essere fatta da un team esperto composto non solo tanto da nutrizionista e dietista ma anche da psicoterapeuti e naturalmente lì dove c'è un fallimento del trattamento ambulatoriale bisogna intervenire con anche un trattamento riabilitativo residenziale. Non è da escludere certamente la chirurgia bariatrica che va sempre fatta sicuramente attraverso proprio una collaborazione col chirurgo bariatrico, attraverso però sempre una, un intervento multidisciplinare. In questo convegno, al di là dell'aspetto scientifico, quindi degli aggiornamenti in tema di trattamento, sia naturalmente nutrizionale, abbiamo parlato ad esempio della dieta strettamente ipocalorica, della dieta chetogenica che ha molto successo in certi casi e in certi fenotipi di pazienti con obesità, abbiamo parlato anche dell'intervento appunto di chirurgia bariatrica, ma abbiamo parlato anche dell'intervento, o meglio, degli aspetti politico-istituzionali, perché purtroppo nonostante l'obeso abbia una situazione che va a compromettere non solo la qualità di vita ma va a compromettere naturalmente gli aspetti biologici della persona con affetta d'obesità, a tutt'oggi non è riconosciuta come malattia e quindi sono nella tavola rotonda che abbiamo naturalmente effettuato attraverso anche l'intervento dell'assessore alla sanità, la dottoressa Nicoletta Verì e altri referenti istituzionali del Ministero della Salute, si è condiviso l'importanza che deve avere questo percorso rivolto a riconoscere l'obesità come malattia cronica e tale da avere un riconoscimento attraverso i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. Laddove non bastino dieta e corretta alimentazione, la chirurgia bariatrica interviene nei pazienti obesi con diabete di tipo 2. Al TG Max l'esperto, dottor Franco Ciampaglia. La chirurgia è praticamente da oltre 20 anni, la chirurgia bariatrica, oltre a risolvere il problema che riguarda più specificamente il peso, si è visto che c'è una discesa anche di altri valori, soprattutto della glicemia. Immediatamente post intervento chirurgico si vede in alcuni tipi di intervento, soprattutto in interventi di tipo malassorbitivo, una caduta netta della glicemia nel sangue già dai primi 2-3 giorni ed è un qualcosa che rimane nel tempo. È uno dei meccanismi che potrebbe aiutare la risoluzione del diabete. Ovviamente ci sono delle indicazioni ben precise alla chirurgia bariatrica per la risoluzione del diabete e la collaborazione con i colleghi endocrinologi, i colleghi nutrizionisti porta a decidere che tipo di paziente portare eventualmente alla chirurgia bariatrica. Ovviamente a me il paziente che si rivolge, il paziente super obeso che ha già fatto tutti i trattamenti da un punto di vista dietetico, da un punto di vista di approccio alimentare e quindi sono pazienti che vogliono avere una risposta immediata e la chirurgia bariatrica può dare queste risposte, ma ripeto c'è sempre un team multidisciplinare che decide quando e come e perché trattare un paziente con un intervento chirurgico.